Ciao ragazzi e benvenuti sulla Scuola TV, la prima web TV che parla di voi. Oggi scopriremo insieme come si fa quest'anno ad essere promossi. Sì, da quasi 3 anni si susseguono dei nuovi criteri per la valutazione dei ragazzi e gli alunni, Daniele, ogni anno si ritrovano a fare i conti con delle regole sempre diverse. Andiamo quindi a capire quali sono le novità in vigore da quest'anno, partendo dalle medie. Sì, la novità principale riguarda l'ammissione all'esame. Infatti, per ottenerla bisognerà avere la sufficienza in tutte le materie, condotta compresa. Inoltre, all'alunno verrà assegnato un voto di idoneità, che rappresenterà una sorta di credito formativo, cioè l'equivalente del credito formativo per quanto riguarda l'esame di stato conclusivo delle superiori. Infatti, questo voto, che non è altro che la media di tutti i voti ottenuti in pagella nell'ultimo anno, concorrerà alla votazione finale. Questa media chiaramente sarà approssimata per eccesso, ovvero se io uscirò con una media di 6,51 ad esempio, il mio voto di idoneità sarà 7. Quindi, in finale, il voto si otterrà come media tra il voto di idoneità e i voti sempre espressi in decimi ottenuti nelle varie prove d'esame, quindi la prova in italiano, la prova di matematica, la prova di lingua o di lingua a seconda di quante lingue straniere si studiano, la prova orale e infine la prova scritta in Valsi, che è una prova a carattere nazionale, lo ricordiamo per chi ancora non l'avesse capito, che viene appunto redatta da questo ente che si chiama Invalsi, da questo istituto, e riguarda sia la matematica che l'italiano. Ma allora, Daniele, sarà più difficile per i ragazzi delle medie quest'anno prendere il massimo all'esame finale? Sì, esattamente, perché appunto come vi abbiamo detto, il voto finale sarà una media di tante voci diverse e quindi se la matematica non porta tutte queste voci al 10, sarà impossibile prendere il 10 finale. Quindi affinché un ragazzo molto meritevole possa raggiungere questo obiettivo, la commissione dovrà in qualche modo cercare di aumentare i suoi voti, comunque di premiare il massimo, cioè quindi di arrivare al 10. Sia per quanto riguarda i voti finali nelle varie materie, quindi nello scrutinio finale dovrà cercare di aiutarlo, ma sia, se chiaramente se lo meriterà, cercare appunto di assegnare il massimo dei voti anche nelle varie prove scritte che lui, appunto, scritte orali che lui susterrà durante l'esame. Inoltre, per i ragazzi appunto che lo meritano, la commissione potrà decidere anche di assegnare il 10 in lode, ma come vi dicevo, almeno nelle previsioni sarà un evento molto, molto, molto difficile, o se non altro più difficile che in passato, quando i ragazzi che uscivano con ottimo erano sicuramente una buona percentuale. Certo, ma visto che sei molto preparato sulle novità della scuola, ci vuoi parlare delle novità delle superiori? Sì, anche in questo caso ci sono cose già note e cose che invece sono appunto degli inediti per quest'anno. Tra le cose note possiamo sicuramente annoverare gli esami di riparazione, Certo. o meglio la rimodulazione sul recupero dei debiti. Quindi per essere promossi bisognerà raggiungere il 6 in tutte quante le materie, condotta compresa. A questo punto chi ha delle insufficienze ha due strade, o la bocciatura, chiaramente se le insufficienze sono molte, oppure appunto non sono recuperabili, oppure se le insufficienze non sono molte e sono recuperabili, c'è la cosiddetta sospensione del giudizio. Quindi entro il 31 agosto la scuola è obbligata a tenere una prova di recupero o delle prove di recupero a seconda del numero di materie in cui si ha il debito, e superate queste prove l'alunno può essere ammesso all'anno successivo, altrimenti scatta automaticamente la bocciatura. Si parlava di difficoltà per i ragazzi delle medie, adesso parliamo delle difficoltà per i ragazzi delle superiori. Daniele, sarà più difficile quest'anno per i ragazzi essere ammessi all'esame di maturità? Sì, esattamente, perché proprio come i loro colleghi delle medie, per ottenere l'ammissione bisognerà avere la sufficienza in tutte le materie, condotta compresa. E invece lo scorso anno per ottenere l'ammissione bisognava avere solamente la media del 6, quindi in alcuni casi una buona condotta aiutava a raggiungere la media del 6. E inoltre la cosa che caratterizzerà maggiormente l'esame di maturità quest'anno in termini di difficoltà sarà il raggiungimento del 100 e lode. Lo scorso anno lo ottennero in molti, molti più di quanto si aspettasse, e ci fu una grande polemica perché furono prevalentemente gli studenti del sud ad ottenerlo, quindi qualcuno disse no, allora sono gli studenti del sud più bravi di quelli del nord, allora i professori del nord dissero no, sono i professori del sud che sono più larghi di manica. Alla fine c'è stato un giro di vite e adesso sarà veramente difficile ottenere il 100 e lode, anche perché al 100 e lode corrisponde un assegno in denaro di 650 euro, quindi è un premio tutto sommato non trascurabile. Allora quest'anno per ottenerlo bisognerà avere 25 crediti. Quindi bisognerà aver ottenuto il massimo dei crediti nei 3 anni precedenti, e inoltre, sempre come maggiore prova di difficoltà, bisognerà aver ottenuto l'8 in tutte quante le materie. A quel punto la commissione potrà assegnare il 100 e lode all'unanimità. Mentre nel 2012 sarà ancora più difficile perché bisognerà arrivare al cosiddetto 100 pulito,
Cioè, bisognerà arrivare a 100 senza usufruire dei cosiddetti 5 punti di bonus. E allora penso che saranno veramente solo super bravi ad ottenere questo premio e quindi sarà giusto, secondo noi, anche aumentare il compenso economico, perché appunto se saranno in pochi ma saranno bravissimi, vogliamo premiarli, che dici? Certo, prima parlavi della condotta, quanto sarà importante la condotta quest'anno? Ma la condotta in realtà è uno spauracchio solamente per chi si comporta male, perché anzi, per chi si comporta bene è un voto come un altro, fa media con tutti quanti gli altri, quindi può aiutare ad innalzare la media generale. E quindi un ragazzo che si comporta bene facilmente riesce ad avere un 7, un 8, un 9. E questo equivale ad esempio a un 7, 8, un 9 anche in italiano, in latino, cioè in qualsiasi altra materia importante. Per contro, chi si comporta male, col 5 si scatta automaticamente la bocciatura, quindi le Certo. piccole pesti saranno bandite dalla nostra scuola. Mentre col 6 si ha un voto che fa media appunto con gli altri e che in alcuni casi può abbassare la media. C'è anche da dire che non sempre però la condotta è usata nel modo giusto. Sì, e questo è uno dei problemi della nostra scuola, che viene usata in maniera discrezionale. Infatti, il regolamento di valutazione degli studenti dice che il voto in condotta è una valutazione sul comportamento personale del singolo all'interno dell'istituzione scolastica, quindi sia nei confronti degli insegnanti, sia nei confronti delle strutture, sia nei confronti degli altri studenti. Quindi non può essere utilizzato come strumento di punizione generale. Ci è capitato un caso che ci è stato segnalato di recente, di una scuola dove sono stati puniti solo i maschi perché avevano otturato il bagno, era stato otturato il bagno dei maschi, non si riusciva a trovare il colpevole, quindi si è minacciato di dare il 6 in condotta a tutti quanti i ragazzi. Poi adesso non so se nello scrutinio finale questa minaccia è stata attuata oppure no, però non è possibile agire in questo modo, Non è perché appunto si ammissibile. tratta di un giudizio sul comportamento del singolo. E solo per dare alcune cifre, vogliamo ricordare che nello scorso anno 3.000 ragazzi delle medie sono stati bocciati per il 5 in condotta e ben 6.500 alle superiori sono stati bocciati, soprattutto negli studi tecnici e professionali, quindi questo è un dato che deve far riflettere. Daniele, ma qual è la novità che è già stata annunciata per il prossimo anno? Per il prossimo anno ci sarà alle superiori un giro di vite sulle assenze. Infatti questa norma è già stata prevista già da qualche anno per quanto riguarda le medie, ma trova la sua prima applicazione nelle superiori ed entrerà in vigore proprio l'anno prossimo. Quindi chi non avrà delle presenze superiori ai tre quarti delle ore annuali di lezione previste dal piano di studi verrà bocciato. Quindi in termini spiccioli vorrà dire che chi fa un giorno su quattro di assenza, come media, verrà automaticamente bocciato. Chiaramente bisognerà tenere conto dei casi gravi, cioè quindi se avete, speriamo di no, un infortunio, una malattia, qualcosa che vi allontana per motivi di salute o per gravi e giustificati motivi dalla scuola, dietro la produzione di un'adeguata documentazione sarà possibile evitare la bocciatura. Quindi anche qua è una norma che serve a tutela degli studenti per evitare appunto che vadano avanti degli studenti che magari non hanno raggiunto una preparazione adeguata per via delle assenze. Insomma, la scuola non è l'università. All'università uno è libero di scegliere cosa frequentare e cosa no. La scuola dell'obbligo appunto in quanto tale si è obbligati a frequentarla. Certo, allora non ci resta che salutare i ragazzi e di chiedere di inviarci le loro segnalazioni a segnala@scuola.net. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.